1984-2014, 30 anni del Parco del Mincio. Un traguardo importante celebrato questa mattina con una crociera sui laghi e sul Mincio, alla quale hanno preso parte i sindaci del territorio, il prefetto, le autorità locali, le guardie ecologiche e anche l'assessore regionale all'ambiente. Un compleanno che rappresenta però non un punto di arrivo ma di partenza. Presidente, 30 anni del Parco del Mincio, tanto è stato fatto, si guarda già al prossimi 30? Sì, guardiamo il prossimo 30 perché, come dire, non bisogna mai stancarsi di pensare e soprattutto non bisogna stancarsi di imparare. Credo che in questi 30 anni tante cose buone sono state fatte, ma tante cose dovremmo imparare nel migliorarle, per cui l'obiettivo è proprio quello di migliorare quello che non ha funzionato e soprattutto migliorare i rapporti e le collaborazioni con le realtà territoriali, in particolare con le organizzazioni agricole, perché non è pensabile un parco senza agricoltura e un'agricoltura senza un parco per la valorizzazione dei prodotti in una provincia in cui l'agroalimentare rappresenta forse il primo segmento di mercato. Per cui credo che il parco in quest'ambito debba lavorare a stretto contatto con il territorio e con tutti quelli che all'interno del territorio ci vivono. Impossibile non pensare che lo splendido territorio del parco è purtroppo inserito, come la città capoluogo, in un SIN, sito di interesse nazionale per quello che riguarda l'inquinamento. Siamo in un SIN, per la prima riflessione che abbiamo fatto appunto arrivando io e i miei collaboratori, dicendo insomma che bisogna riuscire assolutamente a sistemare una situazione che è veramente complessa sotto tanti punti di vista, anche dal punto di vista proprio giuridico e di gestione di quello che è uno dei SIN più complicati, devo dire, da questo punto di vista. È insomma particolare arrivare ad avere da una parte il castello, dall'altra il lago e appunto essere qui per imbarcarci, per percorrere insomma quello che è il Mincio e pensare che proprio qui dietro di noi c'è una problematica ambientale importante. Oggi però ci interessa in particolare porre l'attenzione su quella che è l'attività del parco, che è 30 anni che esiste, uno forse dei parchi più longevi della regione Lombardia e che ha fatto tanto, è riuscito addirittura a coniugare quella che è una situazione dal punto di vista ambientale drammatica con quelle che sono invece le bellezze di cui questo parco è assolutamente, assolutamente ricco. Insomma, una riflessione sulla messa in sicurezza è d'obbligo, ma oggi c'è anche spazio per celebrare le tante cose fatte da una realtà che diventa sempre di più un punto di riferimento per il territorio. Chiaro che questa rimane la priorità, ma rimane il fatto che comunque il Parco del Mincio ormai è una realtà consolidata del nostro territorio ed è secondo me uno degli elementi sul quale dovremmo fare perno per pensare a uno sviluppo futuro del nostro territorio. Non si può prescindere da un rapporto equilibrato con l'ambiente e i modelli di sviluppo che ci sono stati fino a qualche decennio fa ora non sono più pensabili, quindi il ruolo del Parco del Mincio è sempre più forte, sempre più rilevante.